Un cordiale saluto e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale. Andiamo a Pescara dopo che ieri l'ennesimo peschereccio è rimasto incagliato nel fiume Pescara, appunto, al porto del capoluogo adriatico. Torna prepotentemente la questione dragaggio. Questo però è solo uno dei numerosi problemi che affligge la marineria pescarese. Il prezzo del carburante, infatti, continua ad essere parecchio oneroso. Giuseppe Dintino. Rabbia e sconcerto sono i sentimenti che si respirano sui pescherecci di Pescara. Ieri un'imbarcazione, la Nonno Giovanni, si è incagliata al centro del fiume, a pochi passi dal Ponte del Mare. E non è la prima volta che accade. La questione dei fondali fangosi, infatti, da anni affligge il settore e molti sono i pescherecci che hanno deciso di abbandonare il capoluogo adriatico per attraccare a Ortona. Sono state necessarie ore ieri per disincagliare la barca. E al momento è ancora da stabilire se questa possa aver ricevuto danni alle eliche del motore o al timone, mentre lo scafo è fortunatamente intatto. Quel che è successo alla Nonno Giovanni domani accadrà ad altri pescherecci, ci spiegano gli addetti ai lavori. Il fiume infatti trasporta detriti che ne intasano la foce, rendendo complicato per le barche salpare e attraccare. Il dragaggio, assai costoso perché comprende la bonifica dei fanghi inquinati, dovrebbe essere svolto periodicamente per scongiurare il rischio incagliamento. Al centro del corso d'acqua, dove solitamente il fondale si trova a 4 metri di profondità, ad oggi si trova a circa 1 metro, potendo causare non pochi guai, soprattutto alle imbarcazioni più grandi. E questo è solo il primo dei problemi che affliggono la marineria. In rispetto delle normative europee, i pescherecci escono in mare mediamente solo 3 giorni a settimana. Dopo il lockdown per il Covid, che ha costretto le barche in porto per mesi, e il discusso fermo biologico, che impone lo stop alla pesca per salvaguardare le specie ittiche, l'ultima stangata sui pescatori arriva dai rincari del prezzo del carburante. Per questo la marineria si era organizzata, decidendo per protesta, di non salpare più. Decisione che fu presto revocata, anche per non costringere i ristoranti della zona ad acquistare altrove il pesce da servire. Da ieri è in vigore il decreto antirincari, che ha leggermente abbassato le accise, tamponando una situazione che però, a detta dei pescatori, rimane critica. Tutto ciò, ad ogni modo, non dovrebbe provocare un aumento del prezzo del pesce al dettaglio. Il prezzo del pescato, infatti, non lo decidono i pescatori in base ai costi sostenuti, ma, come ci spiegano gli addetti ai lavori, lo decidono i grossisti che lo acquistano. Nel frattempo, i numerosi striscioni di protesta, affissi da settimane lungo le banchine nord e sud, sembrano non aver generato alcuna risposta da parte delle istituzioni. Ed ora la questione ucraina. Sabato 26 marzo a Teramo si terrà una grande marcia per la pace. L'iniziativa è stata promossa dall'Università degli Studi di Teramo e all'appello hanno risposto gli Atenei abruzzesi delle Marche e dell'Umbria. Alla sfilata parteciperanno anche il Comune, l'Istituto Zooprofilattico, il Gran Sasso Science Institute e il Conservatorio Braga. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Teramo, città universitaria, chiama a raccolta il mondo della cultura, della scienza e della ricerca per marciare in favore della pace in Ucraina. Sabato 26 marzo in città migliaia di cittadini consapevoli sfileranno contro tutte le guerre. Un'iniziativa regionale voluta dall'Università di Teramo che è riuscita a coinvolgere, oltre agli altri atenei abruzzesi, anche quelli delle Marche e dell'Umbria. Al fianco del rettore Mastrocola ci saranno poi le istituzioni come il Comune di Teramo, l'Istituto Zooprofilattico, il Gran Sasso Science Institute e il Conservatorio Musicale Braga. Insieme, in una marcia che vuole ribadire come la scienza e la cultura siano ponti per la pace. A Teramo si svilupperà qualcosa che ha una rilevanza nazionale e internazionale. Una marcia per la pace dedicata alla cultura, al ruolo che la cultura ha e deve avere per la pace, che a mio avviso, a nostro avviso, non può che essere l'unica strada. Cultura e formazione portano ad avere cittadini consapevoli che non possono non impegnarsi per la pace. L'ignoranza e la sopraffazione ovviamente sono sempre l'anticamera di disastri tipo la guerra. Quindi sarà una marcia, ci sarà un momento culturale, quindi saranno 3 o 4 lezioni in pillole. Questo momento culturale di colleghi verrà chiuso da due colleghi
colleghe, una docente ucraina, una docente russa che collaborano, nella dimostrazione che ancora una volta la cultura unisce e la politica e le strategie possono dividere. E a proposito di strada per la pace, il percorso della sfilata di sabato 26 marzo avrà come punto d'incontro Piazza Garibaldi. L'orario è previsto per le 9:30, da lì si raggiungerà il campus universitario di Costa Sant'Agostino e all'arrivo, ad aspettare i partecipanti, ci saranno due docenti che terranno micro lezioni di storia e geopolitica, perché cultura e pacifismo vanno di pari passo. E ad Avezzano l'hub vaccinale è stato predisposto per fare tamponi ai profughi che arrivano dall'Ucraina. Il comune ha attivato bandi per l'accoglienza di coloro che non hanno una famiglia che li possa ospitare. Vediamo. L'hub vaccinale, che almeno utilizzato ora per le vaccinazioni che sono diminuite enormemente di numero, è stato utilizzato in realtà dalla ASL con l'allestimento di questa tenda per l'esecuzione del tampone. All'interno c'è un ufficio di accoglienza dove il personale della ASL, dopo aver eseguito all'esterno il tampone, registra la persona che è arrivata dall'Ucraina, lo registra al fine di dotarlo della tessera sanitaria provvisoria. Naturalmente c'è prima però uno sportello tenuto dalla polizia per l'identificazione. I profughi sono arrivati numerosi, l'ultimo report è dell'altro giorno e erano 200 profughi in tutta la Marsica. E di questi 106 erano arrivati qui ad Avezzano e tra questi 106 41 avevano meno di 18 anni. Quindi i numeri ci sono. All'arrivo qui, dove sono tenuti a recarsi entro 48 ore, 48 ore dall'arrivo in Italia, questi profughi devono dimostrare di essere ospitati presso una famiglia, per cui c'è un'apposita dichiarazione di ospitalità che viene compilata. Naturalmente per coloro che avessero invece difficoltà per l'ospitalità, il Comune è intervenuto facendo un bando per dichiarazioni di interesse e sono pervenute varie domande per un totale di posti intorno ai 160. Ed ora l'aggiornamento dell'andamento della pandemia nella nostra regione. Sono 2.248 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale 1.521 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari 4.579 e tamponi antigenici 11.438 è pari al 14,03%. Il lieve calo, i ricoveri, 274 pazienti, meno 3 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 13, dato invariato, sono in terapia intensiva, mentre gli altri 42.462 più 1.514 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi sono 42.749. I guariti odierni invece sono 731, 5 i decessi recenti, il bilancio delle vittime sale così a 3.054. Del totale dei nuovi casi positivi, 528 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 568 in provincia di Chieti, 404 in provincia di Pescara e 612 in provincia di Teramo. 39 sono fuori regione, mentre per 69 nuovi casi sono in corso verifiche sulla provenienza. E noi cambiamo argomento, una legge regionale non rispettata e delibere di giunta degli anni passati a cui è praticamente impossibile poter accedere. La denuncia arriva dal consigliere del Partito Democratico Silvio Paolucci, che si è detto pronto a rivolgersi alle autorità giudiziarie se l'amministrazione regionale dovesse continuare ad essere poco trasparente. Vediamo.
non mi resta che rivolgermi purtroppo all'autorità giudiziaria, cosa che non ho mai fatto, perché nello svolgimento delle funzioni politiche penso che non si debba sostanzialmente ricorrere all'autorità giudiziaria. È pronto a rivolgersi alla procura il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci. Paolucci infatti fu il promotore della legge approvata a dicembre all'unanimità, che impone la trasparenza degli atti amministrativi. Le delibere, infatti, sia quelle attuali che quelle degli anni scorsi, dovrebbero rimanere disponibili. Questo è fondamentale per poter esercitare il nostro ruolo e non solo in opposizione, ha spiegato il consigliere regionale. Questa legge è stata rispettata? No, mi è sembrato addirittura un atto straordinario che si dovesse arrivare addirittura alla pubblicazione, al licenziamento di una legge, tutto sommato scontato, ovvero che gli atti pubblici vanno pubblicati, sia quelli di giunta sia quello delle ASL abruzzesi. Così non è, siamo stati costretti a quella norma e tuttora non viene rispettata. Ormai, per esempio, sulla sanità sono quasi 40 giorni che ho chiesto l'accesso a delle carte molto significative sulla programmazione dell'edilizia sanitaria e sui tavoli di monitoraggio, non mi arriva nulla. L'accesso agli atti mediamente a tempi di certo non brevi, può trascorrere anche più di un mese prima di poter visionare i documenti richiesti. Se la mia domanda di trasparenza dovesse rimanere inascoltata, ha detto Paolucci, mi rivolgerò all'autorità giudiziaria. Parliamo di viabilità, non ci dovranno essere gallerie né viadotti nel progetto esecutivo della variante della strada statale 16 Vasto San Salvo. E questa è l'indicazione emersa nella riunione di ieri in vista della preconferenza dei servizi che si terrà tra 2 settimane. Andrea Costantini. No a gallerie e viadotti nel progetto della nuova variante alla statale 16 Vasto San Salvo, punto fermo messo da Regione e dai 2 comuni interessati nella riunione svolta ieri a Pescara con ANAS, rappresentata dal responsabile territoriale Abruzzo e Molise, l'ingegnere Antonio Marasco, presenti per la Regione il presidente Marco Marsilio e il sottosegretario Umberto D'Annuntis e per i comuni il sindaco di Vasto Francesco Menna e il presidente del Consiglio Comunale di San Salvo Eugenio Spadano. Riunione propedeutica alla conferenza di servizi preliminare che si svolgerà il prossimo 6 aprile, nella quale ANAS porterà l'attenzione della collettività all'intero progetto suddiviso in 4 lotti. Su 3 di questi c'è ampia condivisione e si potrà procedere. Criticità invece sono riscontrate per il lotto relativo al tratto di strada più vicino all'abitato di Vasto, dove ANAS ha presentato 4 ipotesi progettuali, una delle quali non prevede né gallerie né viadotti, e la preconferenza serve proprio ad ANAS per sentire il territorio, quindi i comuni e la regione, e acquisire il loro parere rispetto a uno di questi 4 varianti, piuttosto che a nessuna, perché possiamo anche decidere che non vi è bisogno di un intervento, che ogni intervento su quel tratto è peggiorativo e quindi si può tranquillamente stralciare il primo tratto e fare tutta la parte che va poi in affiancamento alla ferrovia e che corre in parallelo, rispetto, si arretra rispetto all'attuale statale 16 e per Vasto Marina e San Salvo, diciamo, diventa una ottima soluzione per alleggerire di traffico quella strada. Noi appunto insieme al Comune di Vasto esprimeremo la contrarietà a gallerie e viadotti, che quindi non si faranno perché con la contrarietà del territorio ANAS non procederà. Dopo la conferenza preliminare l'iter potrà proseguire spedito per la realizzazione dell'opera senza il rischio di perdere i relativi fondi. Io spero che questo percorso si possa concludere, perché la cosa peggiore che si può fare è, come dire, sprecare i soldi e sprecare un'opportunità che produrrebbe comunque per il territorio un importante progresso. Ultimo giorno della nuova missione all'Expo di Dubai della Regione Abruzzo. Ieri importante incontro con i rappresentanti della Camera di Commercio della città emiratina, nel quale sono state poste le basi per una collaborazione ufficiale. Vediamo. Aprire nuovi fronti di collaborazione internazionale tra le imprese è l'obiettivo dell'ultima missione all'Expo di Dubai della Regione Abruzzo, per il tramite di ARAP, che si è aperta lunedì e si chiude oggi. In primo piano, in questo caso, i settori di automotive, logistica, trasporti, rinnovabili e aerospaziale, con le eccellenze della nostra regione. Appuntamento particolarmente importante quello di ieri, quando si è svolto un incontro tra il mondo produttivo abruzzese e i vertici della Dubai Chamber of Commerce and Industry, la Camera di Commercio
Lazio Emiratina, che al suo interno ha 287.000 soci provenienti da tutto il pianeta, che hanno potuto conoscere le realtà economiche d'eccellenza dell'Abruzzo attraverso relazioni, filmati e slides, alla presenza dei vertici dell'azienda regionale delle attività produttive, il presidente Giuseppe Savini e il direttore Antonio Morgante, secondo i quali è stata un'azione di rilievo messa in campo per il presente e in prospettiva. Sono state poste le basi per una collaborazione ufficiale, un accordo finalizzato sia ad aprire altri punti di accesso diretto delle imprese abruzzesi ai mercati mondiali, in modo da attirare nuovi importanti scenari, e sia per far conoscere al panorama produttivo internazionale le aree industriali abruzzesi. Presente anche il capo delegazione ARAP Romeo Ciammaichella e il consigliere d'amministrazione Gianni Cordisco. Più in generale, sono 19 aziende e 3 enti abruzzesi che hanno aderito alla missione a Dubai promossa da Regione e ARAP. La partecipazione dell'Abruzzo, ha dichiarato l'assessore regionale alle attività produttive Daniele Damario, sta già dando risultati concreti con numerosi contatti e trattative e con la stipula di contratti per commesse concrete che danno un respiro ancora più internazionale alle nostre imprese. In un momento di grande incertezza economica abbiamo l'obbligo di collaborare per rendere più competitiva l'economia dell'Unione Europea, lo ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara ieri durante un collegamento con la Croazia che ha gettato le basi per una collaborazione per la digitalizzazione. Selenia Secondi. La Camera di Commercio Chieti Pescara formerà le imprese croate supportando il processo di digitalizzazione e fornendo il relativo know-how. L'impegno è stato assunto ieri durante un collegamento con Zagabria in occasione della giornata di approfondimenti sui servizi digitali per la competitività delle imprese, organizzata dall'ente camerale di Chieti Pescara attraverso la propria agenzia di sviluppo. Il dialogo con il corrispondente ente croato era iniziato a novembre durante Visionaria, l'Adriatic Innovation Forum, la cui seconda edizione si terrà a novembre. Prima esigenza della Camera di Commercio croata è quella di offrire alle imprese degli strumenti di crescita incentrati soprattutto sui temi dell'internazionalizzazione e della digitalizzazione. Credo che le vostre esperienze, i vostri modi di lavorare nel settore della trasformazione digitale e tutti quei processi che sono legati ad essa possono dare una veramente grande mano ai nostri tentativi di superare le sfide che sono davanti a noi. I processi della trasformazione digitale non solo che hanno un suo aspetto molto legato a quello che è interattività tra le aziende, ma anche tra le persone, e quindi possono sempre migliorare questi rapporti. Gli interventi che abbiamo ascoltato oggi hanno degli elementi molto interessanti per quanto riguarda il registro delle imprese e soprattutto alcuni interventi che sono in correlazione con i rapporti con le amministrazioni pubbliche che le Camere di Commercio possono installare. Credo che questi sono elementi su quali possiamo porre una molta attenzione con l'obiettivo di raggiungere i risultati desiderati. E oggi abbiamo messo le premesse per una collaborazione tra i due enti camerali che sono convinto che porterà a sviluppo tra i due territori molto importante. Sono soddisfatto di come sta andando la giornata e sono anche certo che ci sarà un futuro sviluppo tra la nostra Camera di Chieti Pescara e la Camera croata. Torniamo a Teramo, dove è partita la nuova campagna di certificazione degli impianti termici del comune. I controlli saranno effettuati dalla Team e i bollini costeranno dai 14 ai 30 euro. Vediamo. È iniziata la nuova campagna di certificazione degli impianti termici del Comune di Teramo. Tra le novità il catasto degli impianti stessi e le campagne di certificazione che saranno attuate dalla Teramo Ambiente. Il messaggio che l'amministrazione comunale intende lanciare ai cittadini teramani è che il bollino alla propria caldaia o condizionatore non è un semplice segno identificativo, ma piuttosto risparmio energetico, sicurezza delle persone e dei beni, diminuzione dell'inquinamento atmosferico. La campagna di comunicazione associata alla verifica degli impianti termici è proprio legata al fatto che dove noi vediamo solo un bollino in realtà c'è la sicurezza delle nostre abitazioni, perché la caldaia è un elemento importantissimo all'interno delle nostre case. Sappiamo purtroppo quante sono state negli anni, non direttamente a Teramo ma su tutto il territorio, anche le morti silenziose da monossido di carbonio, o piuttosto che l'importanza è una revisione quella del bollino, una revisione del nostro impianto per poter vivere le nostre abitazioni in maniera sicura.
La grande novità è che sarà associato ai codici delle utenze tari proprio per diciamo, cercare di raggiungere qualunque tipo di abitazione e per rendere sicure tutte le abitazioni, soprattutto quelle all'interno dei condomini. Ma come avverrà praticamente? Sarà associato al codice dell'utenza domestica il codice chiaramente della revisione del bollino. Questo perché? Perché spesso è capitato negli anni che non ci fosse una effettiva comparazione, quindi con il software che è stato acquistato per la tariffa puntuale, per partire con la sperimentazione che poi si estenderà su tutto il territorio, l'ATEAM ha associato in questa nuova verifica degli impianti termici anche l'utenza del bollino, proprio per, ripeto, raggiungere tutti i cittadini. Questa è l'importante novità. Quindi ci saranno degli operai, dei tecnici che andranno nelle abitazioni dei cittadini? Saranno sempre i caldaisti di riferimento della caldaia che si occuperanno della manutenzione, quindi della revisione della caldaia. Chiaramente ci sarà poi invece il personale tecnico della TEAM che di contro, di pari passo, farà le verifiche sulla corrispondenza delle utenze, così come la GENA fa per il territorio provinciale. Ma quanto costerà questo bollino? Naturalmente dipenderà dalla potenza dell'impianto termico. Il Comune assicura dai 14 ai 30 euro di spesa. Apriamo adesso la pagina dedicata allo sport. Doppia seduta al Poggio per il Pescara che continua a preparare il match di domenica all'Adriatico ore 14:30 contro il Pontedera. Direzione di gara affidata a Maria Marotta di Sapri. Sulla stagione del Pescara, su Ateri e sull'eventuale cessione societaria è intervenuto l'ex direttore sportivo bianco-azzurro Andrea Iaconi, intervenuto lunedì scorso alla trasmissione Replay. Ascoltiamolo. Quando vieni da una retrocessione, poi il problema è a livello economico, perché la Serie C non è sostenibile normalmente, figurati con una retrocessione, ti porti dietro tutti i contratti pluriennali. Se andate a vedere, tantissime città importanti come Pescara sono anni che non riescono a salire, non è facile vincere il campionato di Serie C, soprattutto se non dovessi arrivare primo, devi fare gli spareggi con una ventina di squadre, tutte città grandi, tutte città che hanno fatto la Serie A. Dall'esterno, secondo me, io lo conosco Uteri perché era uno degli allenatori che seguivo tanti anni fa. Ai tempi della Nocerina. Sì, bravo, anche per il Pescara. Secondo me ci ha messo più tempo del solito a inquadrare la situazione e quindi probabilmente anche l'organico probabilmente è un po' complicato, voi per la retrocessione. Cioè, l'organico lo ha penalizzato, non aveva giocatore funzionale. No, penalizzato, questo io non posso dirlo, però ci ha messo troppo tempo. Il Pescara adesso è una squadra, lo dicevo anche prima a voi, cioè, secondo me non ha niente da invidiare con le altre degli altri gironi. Ai playoff se la giocherà tranquillamente, non è inferiore a tante altre, secondo il mio punto di vista. Il problema innanzitutto è vendere in una società di Serie C è complicato, soprattutto se poi hai, non so la situazione del Pescara, ma se hai qualche debito è difficilissimo vendere la società, se ci riesce è un fenomeno. In Vienna è diverso, figure non italiane a livello di Serie C non lo so, adesso la prima cosa che devi fare il Teramo è una di quelle che ha fatto, è lo stadio, cioè chiunque viene qui o altrove la prima cosa è lo stadio, se tu vedi gli americani che sono entrati, cioè, la prima cosa è lo stadio. E quindi se parti da lì e magari c'hai le istituzioni che ti aiutano, può essere che qualcuno trovi. Questioni calcistiche e societarie nel momento attuale del Teramo che, secondo il sindaco D'Alberto, deve costruire adesso i presupposti per il proprio futuro e conferma ai nostri microfoni che è stata qualche manifestazione di interesse da parte del tessuto imprenditoriale cittadino. Jacopo Forcella.
Senta Sindaco, si parla molto soprattutto del futuro del Teramo, di quello che accadrà una volta che questo campionato sarà andato agli archivi. Noi ovviamente da abruzzesi ci auguriamo con il Teramo ancora in Lega Pro, il primo cittadino, come vede questa situazione? Ma è una situazione che comunque preoccupa, che stiamo monitorando, attenzionando, per quanto è di competenza di un sindaco e di un'amministrazione, c'è un'interlocuzione diretta ovviamente con tutte le istituzioni cittadine, quelle sportive. Ecco, per la fine dell'anno, per la fine della stagione non credo ci siano problemi, come giustamente ricordava lei, dobbiamo costruire ora il percorso futuro, ci sono diverse interlocuzioni, c'è stato anche un cambio adesso nella gestione della società attraverso le azioni che sono state messe in campo dalla procura, quindi guardiamo con fiducia. È chiaro che l'obiettivo è assolutamente tirare fuori il prima possibile le quote del Teramo Calcio, la vicenda del Teramo Calcio e la sua storia, il suo futuro dalla situazione che purtroppo si sta vivendo. Un sindaco aggregatore di forze, già sentito qualcuno, se possiamo essere un po' indiscreti? Sì, è chiaro che il sindaco può aggregare le forze, può dare stimolo alla comunità in un momento importante, è anche un momento difficile per le imprese, ma è anche un'occasione e un'opportunità di rilancio. Le interlocuzioni ci sono, speriamo soprattutto del territorio. Quindi positive? Ma ci sono delle manifestazioni così di, non dico di interesse, però insomma di informative che dobbiamo assolutamente intensificare, però ripeto, non è il sindaco, non è un'amministrazione che deve fare questi passaggi, può essere un facilitatore di confronti, di incontri, ma è necessario assolutamente che tutti facciano la loro parte e che soprattutto si creino le condizioni affinché la comunità possa dare una risposta a questo momento. Noi facciamo il possibile assolutamente per creare le condizioni affinché ciò avvenga. Questa era la nostra ultima notizia. Io vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolè in conduzione Sergio Zappalorto. Invece l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.